Okay, let's start again. Great. Okay. Ah. È fighissimo. No, non mi piace. I like it. I mean, I look like a dark woman. Oh, what is it? It's my new birthday. So what is the date? It's like 8th September 2016. And this was the day of my surgery. So I wanted to get a tattoo. I miei genitori sono stati davvero molto importanti per affrontare questo percorso. Dirglielo non è stato facile. La prima persona a cui l'ho detto della mia famiglia è stata mio fratello, che fortunatamente l'ha presa molto bene e da subito mi ha supportata. Subito successivamente l'ho detta anche a mio padre. Che sia mia sorella, che sia mio fratello, non era importante. La cosa importante era appunto il bene che gli volevo e quindi non mi ha dato nessun problema. Tanto è vero che quando me l'ha detto, io gli ho detto guarda, per me non c'è nessun problema, in ogni caso se qualcuno dovesse dirti qualcosa, non dovesse accettarti o cose così, puoi contare sempre su di me e quindi non problemi per il suo coming out, problemi per quanto riguarda il non accettare la cosa non ne ho assolutamente avuti. E ovviamente il percorso che ha fatto e tutta la trasformazione che c'è stata dietro, quello sì, un po' all'inizio non dico mi facesse impressione, però mi ha un po' toccato, ecco. Ovviamente c'è lo shock iniziale c'è stato, ma anche lui ha subito praticamente accettato la cosa. Ero molto invece spaventata da dirlo a mia madre, perché sapevo che non l'avrebbe presa subito, diciamo, bene. Dopo averglielo detto, effettivamente da parte sua c'è stato molto silenzio, aveva molta paura, soprattutto paura per me. Ovviamente la notizia non è stata una, come dire, una gioia, ma una bella bomba a ciel sereno che abbiamo affrontato e che abbiamo, adesso posso dire, abbastanza superato, anzi siamo decisamente tranquilli. È dovuta dopo anni di torture interiori, di problemi, di pianti, eccetera. Noi abbiamo visto Giulia quasi vicino al suicidio durante questo percorso. La strega. Quando mia figlia ha preso la decisione di fare il coming out e ci ha comunicato che si sentiva donna, intimamente, profondamente, proprio a livello nucleare, noi non abbiamo mai pensato di indurla a cambiare. Giulia fece a suo tempo coming out con noi, era terrorizzata, aveva paura che io la buttassi fuori di casa, perché questo aveva visto su internet. Tante famiglie che buttano fuori di casa i figli, che non li trattano bene, che non li accettano. E ricordo che, questo sono venuto poi a saperlo tempo dopo, a spingerla a parlare con noi è stato Davide, il fratello, il quale gli ha detto tu non ti preoccupare, parla con papà, vedrai che in qualche modo ti capisce,
E se non dovesse capire e dovesse comportarsi male, tu non ti preoccupare, io vengo via con te. Ok. Questa cosa qui mi ha profondamente segnato perché mi ha dato modo di pensare. Ok. Mi faccio questa cosa, ok? Sì. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. On recommence. Non è una prima. Allora, si dice.